Maria De Filippi infuriata nera, pronta a cacciare dei cavalieri del trono over di uomini e donne. Maria De Filippi pronta a prendere dei provvedimenti. Da qualche settimana a questa parte, durante le registrazioni del trono over di uomini e donne, sono accadute delle cose infelici in studio che hanno fatto storcere il naso alla padrona di casa. Infatti troppi litigi e parolacce hanno infastidito tantissimo Maria De Filippi. Quest'ultima, infatti, insieme alla redazione di UED sono costretti a fare delle censure e montare la puntata in modo che vadano in onda delle violenti liti. Uomini e donne, Maria De Filippi pronta a cacciare Riccardo e David. Alcuni giorni fa, ad esempio, durante la registrazione del trono over di uomini e donne effettuata lo scorso 6 marzo 2019, nello studio Helios in Roma si è consumato un nuovo litigio tra due cavalieri. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri e il suo antagonista David, che sono venuti quasi alle mani. Atteggiamento che ha stancato a tutti gli addetti ai lavori, ma soprattutto alla conduttrice Mediaset. Infatti, stando ad alcune indiscrezioni, Maria De Filippi starebbe pensando di prendere dei seri provvedimenti contro tutti coloro che creano discussioni inutili oppure scatenano delle risse. Addirittura si dice che l'ex di Ida Platano e l'altro cavaliere potrebbero essere allontanati definitivamente dallo storico dating show di Canale 5. Queen Mary arriverà a fare davvero questo gesto estremo? Stando sempre la corda, prima o poi si spezza. Uomini e donne, trono over, la lite tra Riccardo e David. Ricordando la lite tra David Scarantino e Riccardo Guarnieri, il primo nelle scorse puntate ha reso pubblico il suo interesse per l'ex compagna di Riccardo, ovvero Ida Platano. Quest'ultima ha fatto spesso notare l'incoerenza del cavaliere pugliese. Mentre l'uomo lo ha accusato di restare a uomini e donne solo per scopi economici e per visibilità. Dopo tanti scontri verbali, i due uomini addirittura si sono messi le mani addosso, tanto che nello studio Helios di Roma sono intervenuti i buttafuori per calmare gli animi.